Coach Parente, Trapani si presentava a questo match con 13 vittorie nelle ultime 17 partite da imbattuta nel girone azzurro. Oggi è arrivata una sconfitta contro Pistoia che si giocava l'accesso ai playoff. Trapani non aveva più tanto da chiedere a questo girone, tantissimi assenti, ma una Trapani che ha lottato con le unghie e con i denti, con tutta la sua linea verde fino all'ultimo secondo. Sì, ci abbiamo provato, sono contento della prestazione. E ovviamente era quello che ho detto a fine partita, soprattutto ai ragazzini, che al di là degli score personali, che siamo stati quasi sempre in partita, quello che devono capire è che poi i dettagli che fanno la differenza, perché tutte le volte che abbiamo fatto una buona difesa stavamo per rientrare, hanno preso il rimbalzo d'attacco e hanno fatto canestro. Quindi se vogliono essere pronti per giocare tra 10 giorni a un livello più alto, non importa tanto il canestro, ma i dettagli saranno fondamentali. Hanno messo un ordine le gambe, e, oltre il fatto che se lo meritano è un premio, ma come hai detto te, ora la priorità è recuperare gli infortunati almeno per martedì e iniziare la settimana in previsione dei playoff. Prima dell'inizio della post-season ancora una gara, quella in trasferta contro Ravenna, verosimilmente rivedremo questo assetto, quest'oggi quasi 40 minuti anche a zona di Trapani, che non è propriamente utilizzata tantissimo fino a questo momento, però una zona, un'aggressività che ha messo anche in difficoltà spesso Pistoia. Sì, la scelta della difesa era un po' dettata anche dal fatto che il gap fisico era importante, infatti loro poi rispetto alla partita d'andata sono partiti con Widol da 3, che per fisicità è fuori categoria, non avendo né Mollura né Miller, al di là di Palermo l'infortunio di Curtis, quindi sapevamo che pagavamo, quindi volevamo un attimino più proteggere l'area. E non so a Ravenna se recuperò qualcuno, e ripeto, mi interessa lavorare questi 3 giorni bene, recuperare gli infortunati. A Ravenna giocheremo una partita come oggi, gagliarda, proveremo a vincere, e martedì spero di avere tutto il gruppo al completo.